Ciao a tutti! Allora, questa è una videoricetta facilissima perché come sapete faccio sempre ricette molto ma molto facile e spero che sarà anche un video molto veloce anche perché è la prima volta che faccio ricette con audio. In genere metto sempre le musichette e i testi. Insomma, questa è una prima prova. Allora, iniziamo subito col dire che si tratta di una semplicissima ciambella con la Nutella, quindi un dolce davvero facile da preparare. Ingredienti sono 3 uova, 100 ml di latte, 250 g di farina, 200 g di zucchero, qualche cucchiaiata di Nutella naturalmente, una bustina di lievito per dolci e 150 g di burro o margarina come in questo caso. E niente, iniziamo subito. Allora, come prima cosa rompiamo le uova in una ciotola. Uno, due e tre. Aggiungiamo il burro. Una parte nel nostro zucchero. Iniziamo ad aggiungere soltanto la metà circa. E adesso mescoliamo per bene il tutto. Ora aggiungiamo anche il latte. Eccolo qui. Lasciamone solo una goccia, ma aggiungeremo dopo. Continuiamo a mescolare. Aggiungiamo anche un pizzicotto di sale, davvero un pizzico. Pizzicotto, ci vuole sempre nei dolci. Allora, pian piano aggiungiamo anche la farina. Mentre continuiamo a mescolare. Aggiungiamo anche il resto del nostro zucchero. Ora prendiamo la Nutella e ne aggiungiamo una cucchiaiata circa, giusto per dare un pochino di sapore. Poi dopo ne aggiungeremo altra. Ecco qui. E rimescoliamo. Ora aggiungiamo il nostro lievito per dolci. Nel frattempo, visto che abbiamo quasi finito, iniziamo a preriscaldare il forno a 150 gradi. La nostra teglia l'ho già imburrata per recuperare un po' di tempo, dovete comunque imburrarla altrimenti la ciambella tenderà ad attaccarsi. E ora versiamo il tutto. Ci aiutiamo con un cucchiaio così. Versiamo davvero tutto il contenuto della ciotola. E mentre versiamo il contenuto iniziamo a pregare che la ciambella venga bene, altrimenti, come ho detto prima, questo video non verrà mai caricato. Ed ora riprendiamo la nostra Nutella, eccola qui, versiamo un paio di cucchiaiate, però senza, diciamo, mescolare, quindi versiamo delle cucchiaiate così,
modo che, perché essendo la Nutella solida, se andiamo a mescolarne ancora di più, già ne abbiamo mescolato un cucchiaio, dopo ci troveremo un vero e proprio pasticcio immangiabile. Quindi abbiamo un altro bel cucchiaio. Questa è l'operazione più difficile, perché praticamente sarete tentate di prendere il cucchiaio e di mangiare la Nutella. Quindi dovrete assolutamente resistere, e non è facile. Ecco qui. Allora, adesso inforniamo, come ho detto, in forno preriscaldato a 150 gradi. Mi raccomando, non aprite il forno prima dello scadere dei 30 minuti, altrimenti ci sarà un bel problemino, nel senso che la ciambella potrebbe afflosciarsi. E quindi se volete dare una sbirciata, datela appunto dopo i 30 minuti. La cottura totale dovrebbe essere comunque in circa di 45 minuti. Voi comunque, come ho detto, dopo 30 minuti già andate a sbirciare un po' per vedere a che punto sta la cottura. Comunque all'incirca di 45 minuti, poi dipende anche dal forno. E niente, vado ad infornare e niente, ci vediamo tra un pochino. Ed ecco il nostro risultato finale. Come vedete, la Nutella è scesa tutto all'interno, nel senso che comunque la ciambella è cresciuta, quindi ecco perché non ne vediamo più. Ne vediamo giusto un pochino, qualche gocciolina qui, perché adesso sta tutta all'interno. Naturalmente prima di mangiarla dovete farla raffreddare, questo è ovvio. E niente, mentre aspetto che la torta si raffreddi, la ciambella anzi si raffreddi, vi saluto, e se provate la ricetta fatemi sapere. Se avete qualche domanda lasciate qualche commentino qui sotto. Ciao ciao.